Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, io sono acciaccatissima, raffreddatissima, ho una brutta sinusite e sto prendendo l'antibiotico, quindi spero che nel giro di poco si risolva la situazione. Dunque, ieri diciamo che, ieri c'era a casa ancora anche James e ieri diciamo che ho fatto proprio solo lo stretto necessario, cioè i letti, e ho dato una pulita ai bagni e basta, sinceramente, perché non ce la facevo. Ero proprio ieri, non ce la facevo, avevo male dappertutto. Oggi, insomma, stamattina diciamo che quando ho preso l'antibiotico il Brufen ieri sera, stamattina diciamo che va leggermente meglio rispetto al male che avevo ieri, quindi bisogna che io mi faccia due cose. I bambini sono tutti e due all'asilo, oggi è l'ultimo giorno e poi saranno a casa fino a martedì, rientreranno poi mercoledì. Quindi c'è bisogno che io faccia qualcosa, perché poi con loro, tanto domani mattina, dobbiamo fare un salto fin giù dal pediatra, perché comunque anche loro continuano ad avere un pochettino di tosse. E quindi in ogni caso preferisco portarli a vedere. Quindi poi domani mattina porto giù loro, poi comunque loro sono a casa una settimana, ovviamente quello che riesce a fare con loro è un pochino di meno rispetto a quello che fai di solito. Allora volevo andare avanti un po' con le mie faccende. Ovviamente non farò chissà che cosa, ma qualcosa bisogna che io lo faccia. Qui ho le lenzuola ancora da lavare, perché ieri non ho neanche attaccato la lavatrice. Ma non succede niente, non fa niente. E adesso attacco una lavatrice di roba scura, poi ne ho una di roba bianca e poi ho le lenzuola, quindi lavatrici da fare ne abbiamo. Ecco, ok, qui c'è ancora della roba, la roba non manca, quella da lavare. Dando, proprio sopra la roba da lavare ti sei messo, bravo, vai. Ok, iniziamo ad attaccare questa, anche perché oggi piove e quindi fuori non si può stendere. Potrei stendere fuori sul balcone di sopra, ma è umido, quindi comunque non ti si asciuga. Quindi magari ne faccio due lavatrici oggi, due stendini. Vediamo un attimo, magari uno lo mettiamo fuori comunque sul balcone. Adesso vediamo un po' come organizzarci. Mamma mia, ragazzi, che botta! Che botta, questa roba qua è sempre qua. Bene, ok, buongiorno Bea. Quando poi vi chiederà detersivo e morbidente andremo a metterlo insieme, nel frattempo ce n'è ancora, ma magari per chi me l'ha chiesto vi faccio vedere qui com'è dentro. Allora, l'interno è così. Qui è dove vai a riempire l'ammorbidente, ok? E qui è dove vai a riempire il detersivo. Lei finché ne ha non te lo chiede e quindi se lo prende in automatico ogni volta che tu l'attacchi, ok? Che qualcuno mi aveva chiesto, non metti il detersivo, cioè... Ho visto caricare la lavatrice, ma non hai messo il detersivo. Non lo metto perché c'è questo sistema così che lei se lo prende da sola. Ok. Brava Beatrice. Qui non si vede, perché essendo nero dentro non vedi. Cioè vedi, ma vedi veramente, veramente poco. Ok. Un'altra cosa che ci tenevo è rispondere a Neda, che è una ragazza che ci segue, che appunto sui commenti di qualche video fa mi aveva chiesto se ho
la spazzola, se nel Dyson c'era la spazzola per il divano. Allora, nella scatola del Dyson c'era il supporto che si appende al muro, che ancora noi non abbiamo appeso, ma lo faremo presto. Poi c'era il Dyson, la stecca lunga, questa qui con quello per i pavimenti, diciamo. Poi c'era il tubo, questo qua. E poi c'è questa spazzola qua. Non so, Neda, se ti riferisci a questa. Questa qua così. Io adesso andrò ad operarla per pulire il divano, però non so in realtà se è esattamente questa qua che intendi tu, però come cose che ti danno, diciamo, con il Dyson sono queste qua, non c'è altro dentro. Poi puoi comprare tutti i pezzi che vuoi a parte, ma questo è il blocco che c'è dentro. Credo che ti riferissi a questa qua piccolina. Comunque poi me lo farai sapere se ti va nei commenti. Adesso vado appunto ad aspirarmi il divano e a dare una spolverata qua, che c'è un dito di polvere da tutte le parti. E allora diamo una bella aspirata al nostro divano. Qui vado a togliere tutto e vado a togliere ovviamente la polvere che si è formata in questi giorni. Vado a rimettere le cose al proprio posto e poi vado ad aprire questo nuovo profumatore per ambienti, perché l'altro è finito. È un profumatore alla lavanda che io adoro. E poi anche qua in questa nicchia vado a togliere giochi, cuffie, eccetera, e vado a dare una bella spolverata e a passare l'aspirapolvere proprio lì nella nicchia, in modo che tolga la polvere dal muro. Vado poi anche a passare l'aspirapolvere dentro il contenitore del divano, perché come vi dicevo si sporca molto e quindi ogni poco vado a farlo. E poi andiamo a dare una bella aspirata ai pavimenti in questa stanza. Siamo poi nella sala centrale e vado appunto a mettere un pochino di ordine, a togliere le cose che ci sono in giro, a passarmi bene l'aspirapolvere sui pavimenti, almeno dalla parte di là. Poi vado a passare l'alcol sul tavolo. Faccio lo stesso anche sul mobile grande, spostando un po' la roba e pulendoci un po' meglio sotto e via.
cuocere il riso per India, come ormai faccio tutte le mattine. Vado a sciacquare un attimo queste due cose. Io vado. Allora, io mi sono cambiata un attimo. Adesso, siccome è ancora un attimino presto, volevo piegarmi giusto due cose che ho qua. Perché roba da piegare ne ho veramente tantissima. Allora, ho messo la maglia con il collo alto, un po' per ripararmi dall'aria, eccetera. E io sono l'anti scaldacollo, sono l'anti cappello, l'anti tutto. Però siccome sono messa un po' così, ho preferito, siccome il tempo non è bello, mettere questa maglia di lana con il collo alto. Dicevo che ho un po' di roba da piegare e quindi inizio a piegarla. Siccome mi avanzano tipo ancora 10 minuti, 10-15 minuti, dico va bene, lo facciamo così. Ce lo togliamo. Ho detto piego solo queste poche cose qua sul letto, ma io sinceramente non sono capace di piegare la roba sul letto, perché avendo mal di schiena e dovendo mantenere questa posizione, io non so, sarò io che... Però secondo me è scomodissimo piegare la roba sul letto. Adesso tolgo solo questa qua e basta, e poi scendo, così andiamo a fare questa spesa e poi ci riaggiorniamo dopo, vediamo cosa riusciamo a fare poi ancora dopo. E qui ovviamente dopo la live, dove abbiamo appunto piegato la roba insieme, io vado a dividere la roba, scusate il gallo, vado a dividere la roba per James e per Giulia, vado a mettere la roba da stirare là e appunto vado a mettere via quello che i vestiti per casa, la roba che si può mettere via, la vado a mettere via subito, in maniera che mi rimanga solo la roba da stirare lì in fondo, ma ovviamente dentro l'armadio, in maniera che non si possa sporcare, e tutto il resto invece lo andiamo a togliere.
ho fatto ai bambini l'angolo della Pasqua, l'uovo, i cioccolatini assortiti, l'uovo, l'altro, i due coniglietti e le altre due uova, tutto in mezzo a quest'albero di Pasqua. Allora ragazzi, per fortuna dopo la pioggia è uscito il sole. Io vi ringrazio se avete guardato questo video fino qui. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Vi auguro a tutti una buona Pasqua e un buon weekend e noi ci riaggiorniamo appunto molto molto presto. Grazie a tutti, ciao, a presto!